I pasticciotti presentano il Molise. Il Molise è una regione dell'Italia meridionale. Esso confina a nord con l'Abruzzo. A est è bagnato dal Mar Adriatico. A sud confina con la Puglia, mentre a ovest confina con la Campania e il Lazio. Dopo la Valle d'Aosta, il Molise è la regione più piccola d'Italia, ma è anche la più giovane. È stata istituita infatti solo nel 1963, perché in precedenza era un'unica regione insieme all'Abruzzo, chiamata Abruzzi e Molise. Il territorio molisano è interamente occupato dai monti dell'Appennino Sannita e da una zona collinare. La stretta fascia costiera che si affaccia sul Mar Adriatico è l'unica area pianeggiante. I fiumi che attraversano la regione hanno carattere torrentizio e le coste sono basse e sabbiose, escluso il tratto in cui si trova il promontorio di Termoli. Il clima è mediterraneo sulla costa, mentre è umido e freddo nell'interno e sui rilievi. Il capoluogo di regione è Campobasso, divisa tra una parte medievale, arroccata su un colle, e una parte più moderna ai piedi della collina. L'altra provincia è Isernia, il cui simbolo è l'antica fontana fraterna. Il Molise è poco popolato a causa della conformazione del territorio prevalentemente montuoso e delle vie di comunicazione non troppo efficienti. In passato, inoltre, lo scarso sviluppo economico ha causato una forte emigrazione. Si coltivano specialmente patate e cereali. Menzioniamo in particolare il farro del Molise, un cereale antico appartenente alla famiglia del grano. Nelle zone collinari si coltivano ulivi e viti, da cui si producono ottimi vini. Lungo la fascia costiera, infine, si sta sviluppando la coltura di piante industriali come i girasoli e le barbabietole da zucchero. È piuttosto diffuso l'allevamento di ovini e caprini, dal cui latte si ricavano ottimi formaggi come la ricotta. Anche la pesca è molto praticata. I principali piatti tipici della cucina molisana sono a base di carne di pecora, cucinata a fuoco lento in antichi paioli di rame. Ma sulla fascia costiera le ricette molisane più diffuse sono a base di pesce pescato in loco, come il brodetto ai frutti di mare e le triglie all'angorda, ricetta tipica termolese. Ricca è la varietà di pasta di grano duro e sembra che i fusilli siano stati inventati proprio in questa regione. Tra i dolci tipici del Molise menzioniamo il fiadone, un raviolo dolce cotto in forno e ripieno di ricotta. Anche il croccante però è un dolce molisano molto apprezzato, preparato con zucchero caramellato e mandorle. Le industrie si sono sviluppate recentemente. Lo stabilimento più importante è quello della Fiat a Termoli. Altre piccole e medie imprese operano soprattutto nel settore tessile e dell'abbigliamento. Il turismo balneare è in forte sviluppo. Le spiagge dorate e il mare cristallino attirano numerosi turisti e Termoli, la perla dell'Adriatico, è l'unico porto della regione, con il suo castello Svevo, che è il simbolo rappresentativo della città. Il Molise è ricco anche di storia, tradizioni e incantevoli borghi da visitare. Castel Petroso vanta un santuario fiabesco che le ha valso il nome di Piccola Lourdes Italiana. Agnone, in provincia di Isernia, è famosa per la produzione di campane.
una tradizione che risale al Medioevo, quando i veneziani insegnarono agli abitanti del posto la lavorazione dei metalli. A Scapoli, invece, è tuttora esistente l'artigianato delle zampogne, antichi strumenti musicali suonati dai pastori della zona, a cui ogni anno è dedicato uno speciale festival. Sono molte anche le aree archeologiche, come quella di Sepino e di Pietra Abbondante, testimonianze di come i Sanniti abbiano resistito con grande forza e a lungo all'avanzata dei Romani. E per chi fosse interessato ad un itinerario naturalistico, c'è la riserva naturale di Monte di Mezzo, un'area naturale protetta, dove la vegetazione predominante è costituita da cerri e faggi. Ciao e al prossimo video! Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco.